Eccellenza, buona domenica. Buona domenica, Mario. Eccellenza, un passo evangelico quest'oggi significativo, come sempre, ovviamente, ma anche di facile comprensione, nel senso che il Signore è il buon pastore e è colui il quale ama il suo gregge ed ama ogni sua pecora. Mi pare questa possa essere la sintesi giornalistica, anche se non è tanto corretto agire in questo modo, però voglio dire, questa potrebbe essere la sintesi giornalistica del Vangelo di oggi. Sicuramente da una parte c'è il buon pastore, dall'altra parte c'è il mercenario. E la differenza di comportamento tra i due è dettata dall'intensità dell'amore, oppure dalla mancanza di amore. Il discriminante è l'amore, non la generosità né una capacità personale. Il buon pastore non abbandona le pecore, anzi arriva a dare la propria vita per le pecore, perché nessuna delle pecore vada perduta, perché ama le sue pecore e ama ciascuna pecora. Ogni pecora è importante per il pastore buono, fino al punto che è capace di abbandonare le 99 per andare a cercare la pecorella smarrita, così in un altro brano evangelico. Per cui il pastore buono è il pastore che ama le pecore, perché le pecore appartengono al pastore e il pastore è lì per le pecore. Cioè le pecore hanno un'importanza propria e il pastore è lì con il suo compito in funzione delle pecore. Ovviamente il buon pastore per noi sacerdoti è un impegno primario, cioè noi vescovi e noi sacerdoti siamo chiamati ad essere nelle nostre comunità, per i nostri fedeli, pastori buoni, pastori che amano, pastori che servono, pastori che non lasciano nessuna pecora dietro, che riescono a portare avanti, a custodire e ad accompagnare tutte le pecore affidatole. Dall'altra parte c'è il mercenario, e il mercenario è disinteressato. Non è interessato alle pecore, tant'è vero che il danno del Vangelo dice che se vede arrivare il lupo se ne scappa, se ne fugge, perché le pecore non sono amate dal mercenario, cioè il mercenario può usare le pecore, può servirsi delle pecore, non servire le pecore. Il mercenario quindi strumentalizza le pecore. Ecco qui il mondo, ecco qui tanti poteri più o meno forti presenti nel mondo che strumentalizzano, tra virgolette, le pecore che sono nel mondo. E anche qui abbiamo esempi eclatanti di strumentalizzazioni, di persone strumentalizzate, non amate, persone asservite. Ecco, fuori da ogni metafora, la sfida è proprio qui. C'è chi ama le pecore e offre la propria vita per il bene delle pecore, per lo sviluppo delle pecore, per il progresso delle pecore. Ci sono anche altri che si servono delle pecore, strumentalizzano le pecore e le usano per un proprio tornaconto. Tutto qui. Tutta qui la differenza tra chi opera per il bene comune e chi invece opera per un bene proprio, un bene semmai anche di un gruppo ristretto, ma non per la comunità. Non è difficile accorgersene, non è difficile distinguere tra il buon pastore e il mercenario. Occorre guardare
all'esito del proprio impegno. Guardare dove porta quell'impegno e, diciamo, quel risultato lì decide della bontà della propria azione. Tra l'altro, eccellenza, diciamo, questo passo evangelico potrebbe indurre a pensare ad un impegno che, ne so, magari è quel parroco che è il buon pastore rispetto magari ad una propria comunità. Invece vale per tutti questa chiamata, nel senso che ognuno può essere il punto di riferimento di un piccolo o grande gregge, insomma. Ecco. Certo, Mario, è un tipo umano, mm-hmm. ed è un tipo di presenza, è un tipo umano che non si autocelebra, non si autogiustifica, ma che vive in relazione agli altri, nella posizione giusta, si offre agli altri e gli altri sono un dono per sé. Oppure dall'altra parte il tipo umano mercenario, e diciamo la verità che è quasi predominante, è il tipo umano mercenario che invece strumentalizza tutto e tutti per un proprio tornaconto. Eccellenza, due domande sull'attualità. Sicuramente sarà rimasto colpito da quanto è avvenuto a Forenza, un nostro paese della Basilicata, dove purtroppo è stato aggredito sia il parroco che una signora, insomma, che aiutava, insomma, il parroco nelle vicissitudini quotidiane. E poi l'altra domanda che vorrei farle, così mi può rispondere insieme: notiamo ormai quasi tutti i giorni sui telegiornali un po' questa, diciamo, questa violenza che cresce soprattutto tra le giovani generazioni, no? Questi appuntamenti che questi ragazzi si danno nelle piazze, dove praticamente seguono poi una serie, insomma, di eventi, insomma, ecco, negativi. Ecco, qual è il pensiero del Vescovo rispetto a questi due fatti di cronaca? Ma niente, per quanto riguarda il primo, che riguarda il parroco di Forenza, tra l'altro è stato un mio alunno all'Istituto Teologico di Potenza, beh, lì si tratta di un atto di ordinaria delinquenza, cioè purtroppo ci sono quelli che rubano nelle case, quelli che vanno a scassinare tutto e che non si fanno scrupolo di niente e di nessuno. È una delinquenza ordinaria. Ordinaria non vuol dire che l'accettiamo così, semplicemente diciamo che purtroppo casi così si ne ripetono ogni giorno. E invece per quanto riguarda la violenza giovanile e quindi questa specie di disordine, questa è la prova della crisi del compito educativo. Noi ci dobbiamo assolutamente interrogare su questa priorità, la priorità dell'educazione delle giovani generazioni. Per cui tutto il discorso adesso nella pandemia, se aprire o non aprire le scuole, se aprire o non aprire gli oratori, i centri parrocchiali o i centri educativi o i centri di aggregazione, tutto questo è un discorso molto serio. E ho avuto modo di dire già altre volte che io vorrei sbagliarmi, ma nel futuro, anche immediato, vedremo conseguenze ancora più negative di questa assenza dei giovani dal contesto sociale, quasi costretti a stare in casa, chiusi in casa, senza relazioni. Ma non sono solo le relazioni a mancare, viene a mancare la figura dell'educatore, la figura purtroppo spesso dei genitori, che sono forse inadeguati a un compito così difficile. Sicuramente noi educatori spesso non siamo all'altezza del compito. La violenza dei giovani, o meglio, la violenza in quanto tale è sempre il frutto di una depravazione, di una mancanza, di un disturbo educativo, di qualcosa
che urta con l'armonia della vita personale. Cioè, la violenza non è connaturale con il cuore dell'uomo, è l'amore che è connaturale con il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo reclama amore, non reclama violenza. Quando si diventa violenti è perché il cuore non funziona bene, oppure perché non c'è più nesso tra cuore e ragione, tra cuore e coscienza, tra cuore e libertà. Cioè, non si arriva alla responsabilità. Però alla responsabilità non si arriva casualmente, oppure automaticamente, meccanicamente. La responsabilità è il punto di arrivo di un processo educativo ben costruito, ben modulato. E un processo educativo raggiunge il suo obiettivo nella misura in cui viene guidato da educatori maturi, degni di questo nome. Ecco, questo tempo è il tempo della crisi dell'educazione dei giovani. Ecco, il compito educativo è venuto meno, sta venendo meno. Ma questo lo dico anche in riferimento al mondo ecclesiale. Questo è un tempo in cui stiamo tanto dibattendo tra dottrina e impegno sociale e ci siamo dimenticati che noi, il nostro compito è educare al pensiero di Cristo. Perché? Perché la fede possa diventare criterio di vita. E la fede come criterio di vita è un'altra cosa dal moralismo, è un'altra cosa anche dall'impegno generico, di generosità pure, per arrivare, come dire, a comportarsi bene. Ci si comporta bene se il cuore è educato, se l'intelligenza è ben orientata, se la propria responsabilità sa dove portarti, sa condurti alle scelte che restano nella vita, che guidano tutta la vita. Avremo nel futuro, ma anche proprio immediato, dovremo avere questa svolta educativa, questa emergenza educativa di cui parlava già Benedetto XVI. Benedetto XVI ha insistito tantissimo sull'emergenza educativa e adesso con tutto quello che abbiamo da pensare alle emergenze della povertà, alle emergenze sanitarie e ad altro, ci stiamo dimenticando che nel frattempo i giovani sono stati abbandonati. Assolutamente. Eccellenza, noi la ringraziamo, le auguriamo buona domenica, tra l'altro sapendo anche di fare un piccolo, non un errore, ma capendo insomma che insomma, vorremmo abbracciare tutti e vorremmo fare un saluto particolare ad una comune nostra amica, la professoressa Agnese Belardi, che proprio in queste ore ha perso il suo caro papà. Simbolicamente salutiamo la comunità di Lago Negro, salutiamo Agnese, ma idealmente salutiamo tutti quelli che in questo momento vivono un momento di difficoltà. Eccellenza, grazie e buona domenica. Grazie. Grazie Mario, io vorrei approfittarne per avvisare un po' tutti che a partire da questa domenica interrompiamo questa rubrica, è vero Mario? Sì. La interrompiamo perché i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto comportano impegni straordinari anche per il Vescovo e poi se Dio vorrà e se noi ci accorgeremo che è una cosa buona, la riprenderemo in autunno. Sicuramente mi associo a te per la solidarietà ad Agnese e soprattutto per la vicinanza e la preghiera e l'affetto per tutti coloro che a vario modo e a vario titolo soffrono in questo momento. Buona domenica, ciao Mario. Buona domenica Eccellenza e grazie per questa disponibilità di questi mesi. Grazie tante Eccellenza.